Cosimo Massaro a Foggia con un incontro politico, si parla anche di candidature, ma noi invece il tema importante è la sua esperienza, la sua specifica esperienza in economia monetaria, se vogliamo, nello specifico. Ecco, rapidamente, perché così diamo il concetto, che vuol dire economia monetaria, tanto per dirne una, soprattutto poi nel contesto di questa situazione politica di oggi? Principalmente parliamo di sovranità monetaria, ecco, cioè partiamo dall'articolo 1, il primo articolo della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, quindi se l'hanno messa al primo posto è il più importante, credo, no? Bene, se un popolo non ha la capacità di poter esercitare la propria sovranità monetaria, la sovranità popolare, politica, decade, perché il potere sta in mano a chi ha la leva del denaro, quindi ai creatori del denaro. Come ho scritto e ho dato il titolo al mio libro, Usurocrazia, Usurocrazia svelata, termine preso in prestito dal sommo poeta Ezra Pound, che aveva identificato, tra virgolette, il potere del mondo proprio nei creatori del denaro, che posseggono le banche centrali, che posseggono le multinazionali, che posseggono i grossi fondi di investimento tipo BlackRock. Cioè questa alta finanza poi a seguire, perché prima ci stanno i creatori del denaro e creano il denaro dal nulla lo creano. Quindi, per essere un po' più semplici, noi parliamo di sovranità, vuol dire che, tra virgolette, ritornare alla lira o utilizzare euro e lira? Allora, come la pensa? Il passaggio è fondamentale. Noi, al di là, indipendentemente se tornare alla lira o come la vogliamo chiamare, noi dobbiamo uscire dal concetto di moneta debito, cioè la moneta creata a debito dagli usurai che ce la prestano, perché se poi torniamo a una lira, però è sempre di banchieri privati che la stampano e la prestano, non risolviamo il problema, chiaro? Quindi sicuramente per andare nella guerra e nella battaglia economico-monetaria bisogna, tra virgolette, armarsi come se uno dovesse andare in una guerra militare. E armarsi cosa significa? Per un certo periodo dovremmo perlomeno iniziare a stampare una moneta interna, potrebbero essere biglietti di Stato a corso legale, come fece Aldo Moro con la 500 lire, che stampò la 500 lire dove non c'era scritto Banca d'Italia, ma Repubblica Italiana, biglietto di Stato a corso legale. Quindi noi potremmo emettere delle Stato note non emesse a debito e per un certo periodo, anche per un anno, riprendere un'economia e magari con una doppia circolazione. E poi si vede, se ci converrà uscire, ce ne usciremo come ha fatto l'Inghilterra. Teniamo presente che l'Inghilterra, pur essendo parte, faceva parte del sistema euro e della Banca Centrale Europea, non ha mai smesso di usare la sua sterlina. L'hanno inventato loro il sistema della moneta debito, che nasce con la nascita della Banca d'Inghilterra, 1694. Insomma, sembra facile, come dice qualcuno. Però c'è un contesto oggi di crisi economica, quindi parliamo di speculazioni. Come se ne viene fuori, economicamente parlando? Ecco, vedi, economicamente parlando, questo è tutto il frutto anche di un sistema di moneta debito. L'iperinflazione generata a livello planetario ha fatto sì che le materie prime aumentassero, tipo petrolio, gas e tutte. E oggi paghiamo bollette stratosferiche. I prezzi al consumo dell'energia elettrica erano già aumentati del 600% prima della guerra a Putin. Ora c'è l'abitudine di dire colpa di Putin, ogni cosa è colpa di Putin. Noi già per cominciare dovremmo eliminare tutte le tasse, sia dalle bollette elettriche, da tutto il resto e anche dall'economia reale. Cioè, come fanno a fare promesse questi politici, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, dobbiamo fare quell'altro, se non siamo in grado di generare moneta? Dobbiamo chiedere sempre soldi in prestito e già ci è stato detto che non dobbiamo sforare oltre il debito pubblico perché abbiamo raggiunto cifre stratosferiche. Ma dove vogliamo arrivare con questa economia o questo sistema monetario a debito? Oramai siamo ultra indebitati, ci vogliono ulteriormente indebitare per distruggere ulteriormente la nostra economia, piccola impresa, piccola e media impresa, bar, ristoranti e tutto il resto. E con queste bollette mi duole il cuore. Molti ristoratori, molti artigiani, molte cose non arriveranno. Stanno già chiudendo, non arriveranno a Natale. Quindi bisogna adottare programmi d'urgenza.
Ecco, chiudiamo. Cosa pensate del PNRR? Per me è una grossa... lo dovrei dire come alla Fantozzi, il grande filosofo Fantozzi, una cagata pazzesca, perché sono tutti soldi presi in prestito poi dal sistema europeo che bisognerà ridare con enormi interessi, e quindi vedi è un sistema sempre di debito, e come dire, come puoi risolvere il tuo debito pubblico o qualsiasi debito con ulteriore moneta presa a debito, cioè con un debito si vuole ripagare un debito? È impossibile. Proprio questa è l'ultima battuta che mi è venuta pensando. C'è Salvini che chiede a gran voce di fare un ulteriore debito a questo punto di 30 milioni di euro. Sforare ulteriormente. Sforare ancora di più. Ma a che cifre dobbiamo arrivare? E quanti interessi paghiamo su quel debito pubblico? Fino a poco tempo fa abbiamo pagato in 30 anni 3.000 miliardi di interessi passivi sul debito pubblico. E il debito pubblico, quando vidi l'ultimo dato, stava appena a 2.300 miliardi. E noi abbiamo pagato 3.000 miliardi di interessi passivi, cioè quasi 1.000 miliardi in più. Ci rendiamo conto di quanto è fuori dalla nostra economia? Addirittura che abbiamo pagato più interessi rispetto al debito, e il debito continua a crescere. È un disastro.